La storia dell'automobile in Italia, dall'inizio ai giorni nostri. Introduzione. Benvenuti, cari spettatori, a questo appassionante viaggio nella storia dell'automobile in Italia. Oggi, esploreremo le tappe fondamentali che hanno segnato l'evoluzione delle auto italiane, dalle prime invenzioni fino ai giorni nostri. Preparatevi ad immergervi in un mondo di innovazione, design e passione italiana. Capitolo 1. Le radici dell'automobilismo italiano. Iniziamo il nostro percorso rivolgendo lo sguardo alle radici dell'automobilismo italiano. Esploreremo le prime invenzioni e i pionieri che hanno gettato le basi per l'industria automobilistica nel nostro paese. Dalle prime carrozze a vapore a motori a combustione interna, scopriremo come l'Italia si è affermata come una delle nazioni all'avanguardia nel settore. Capitolo 2. L'era dei grandi marchi italiani. Il secondo capitolo ci porterà nel periodo d'oro dell'automobilismo italiano. Esploreremo l'emergere dei grandi marchi italiani come la Fiat, la Lamborghini, l'Alfa Romeo e la Ferrari. Attraverso l'eleganza del design e l'ingegneria di precisione, queste auto sono diventate veri e propri simboli di status e di passione per gli appassionati di tutto il mondo. Capitolo 3. L'innovazione italiana nel nuovo millennio. Nel terzo capitolo, ci immergeremo nell'era dell'innovazione italiana nel nuovo millennio. Scopriremo come l'Italia si sia adattata alle nuove sfide dell'industria automobilistica, abbracciando l'elettrificazione, la guida autonoma e le tecnologie avanzate. Dalle auto ibride alle concept car futuristiche, vedremo come il Made in Italy si sia rinnovato per il futuro. Capitolo 4. L'impatto culturale dell'automobile in Italia. Nel nostro ultimo capitolo, esploreremo l'importanza dell'automobile nella cultura italiana. Vedremo come le auto italiane abbiano influenzato lo stile di vita, la moda e l'immagine del nostro paese. Dalla dolce vita ai motori rombanti delle corse, l'automobile ha svolto un ruolo cruciale nella creazione dell'identità italiana. Capitolo 1. Le radici dell'automobilismo italiano. Benvenuti al primo capitolo del nostro viaggio nella storia dell'automobile in Italia. Inizieremo esplorando le radici dell'automobilismo italiano, scoprendo le prime invenzioni e i pionieri che hanno gettato le basi per l'industria automobilistica nel nostro paese. Sono stati anni di innovazione e sperimentazione, che hanno contribuito a plasmare il futuro dell'automobilismo italiano. Nell'Italia del XIX secolo, numerosi inventori e ingegneri si sono dedicati alla sfida di creare un veicolo a motore. Uno dei nomi più noti è quello di Enrico Bernardi, che nel 1882 realizzò un veicolo a vapore, il primo dell'automobilismo italiano. L'auto di Bernardi era ancora molto rudimentale, ma rappresentò l'inizio di un'avventura che avrebbe coinvolto molti altri talentuosi inventori. Un altro importante nome da menzionare è quello di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat nel 1899. Agnelli comprese il potenziale dell'industria automobilistica e si impegnò a rendere l'auto accessibile a un pubblico più ampio. La Fiat, infatti, sarebbe diventata uno dei marchi automobilistici italiani più iconici e di successo. Durante questo periodo, l'Italia ha visto la nascita di diverse aziende automobilistiche, come Lancia, Alfa Romeo e Maserati. Queste aziende hanno svolto un ruolo cruciale nell'evoluzione dell'automobilismo italiano, introducendo nuove tecnologie, design innovativi e competendo a livello internazionale. Le prime auto italiane erano spesso prodotte in serie limitata e adattate alle esigenze dei ricchi e dell'alta società. Tuttavia, l'automobile stava iniziando a guadagnare popolarità anche tra le persone comuni. La produzione in serie consentiva di rendere le auto più accessibili, aprendo le porte a un nuovo mercato di acquirenti. Durante questo periodo, le competizioni automobilistiche hanno svolto un ruolo fondamentale nell'affermazione dell'industria automobilistica italiana.
la nascita della celebre Targa Florio nel 1906 e della Mille Miglia nel 1927 hanno contribuito a mettere in risalto le capacità delle auto italiane e a promuovere l'immagine di potenza e prestigio dei marchi italiani. Le prime decadi del XX secolo sono state caratterizzate da una crescita costante dell'industria automobilistica italiana. La combinazione di talento, innovazione e passione ha permesso all'Italia di emergere come una delle principali potenze automobilistiche nel panorama internazionale. Concludiamo il nostro primo capitolo, consapevoli che le radici dell'automobilismo italiano hanno gettato le fondamenta per un'avventura straordinaria. Capitolo 2. L'era dei grandi marchi italiani. Benvenuti al secondo capitolo del nostro viaggio nella storia dell'automobile in Italia. In questo capitolo, esploreremo l'era dei grandi marchi italiani che hanno segnato il mondo dell'automobilismo. Attraverso il loro design distintivo, l'innovazione tecnologica e la passione travolgente, questi marchi hanno conquistato il cuore degli appassionati di tutto il mondo. Uno dei marchi più iconici dell'automobilismo italiano è senza dubbio la Fiat, fondata nel 1899 da Giovanni Agnelli. La Fiat ha rivoluzionato il concetto di auto economica e di massa, aprendo la strada a un'industria automobilistica italiana di successo. Modelli come la Fiat 500 e la Fiat Panda sono diventati simboli di stile, praticità e libertà. Ma l'Italia è anche il paese dei supercar, e in questo campo spiccano marchi leggendari come Lamborghini, Alfa Romeo e Ferrari. La Lamborghini, fondata nel 1963 da Ferruccio Lamborghini, ha sfidato le convenzioni con vetture audaci e dal carattere unico, come la leggendaria Lamborghini Miura e la Lamborghini Countach. L'Alfa Romeo, con oltre un secolo di storia, ha dato vita a auto che uniscono eleganza, prestazioni e una grande eredità sportiva. Modelli come la Giulietta, la Spider e la mitica Alfa Romeo 8C Competizione sono diventati veri e propri oggetti del desiderio per gli appassionati di auto. E infine, non si può parlare dei grandi marchi italiani senza menzionare la Ferrari. Fondata nel 1947 da Enzo Ferrari, questa casa automobilistica ha scritto pagine indelebili nella storia delle corse e ha prodotto alcune delle auto più desiderate al mondo. Modelli come la Ferrari Testarossa, la 40F e la Ferrari Enzo sono diventati simboli di potenza, prestigio e lusso. Questi grandi marchi italiani hanno contribuito a creare un'eredità automobilistica unica nel suo genere. Le loro auto sono diventate icone di stile, status e passione. Ogni modello è caratterizzato da un design distintivo e da prestazioni straordinarie, esaltando l'ingegno e la maestria degli ingegneri italiani. Non possiamo dimenticare l'importanza delle competizioni automobilistiche per la reputazione e il successo dei marchi italiani. La Formula 1 ha visto la dominazione della Ferrari negli anni 50, 60 e 2000, con leggende come Alberto Ascari, Niki Lauda e Michael Schumacher che hanno portato il nome della Ferrari al vertice del motorsport internazionale. In conclusione, l'era dei grandi marchi italiani ha segnato un'epoca d'oro per l'industria automobilistica del nostro paese. Capitolo 3. L'innovazione italiana nel nuovo millennio. Benvenuti al terzo capitolo del nostro viaggio nella storia dell'automobile in Italia. In questo capitolo, esploreremo l'era dell'innovazione italiana nel nuovo millennio. L'Italia ha dimostrato di essere pronta ad affrontare le sfide del futuro, abbracciando l'elettrificazione, la guida autonoma e le tecnologie avanzate. Vedremo come l'industria automobilistica italiana si è reinventata per rimanere al passo con i tempi. L'elettrificazione è diventata una priorità per l'industria automobilistica italiana nel nuovo millennio. Marchi come la Fiat, con il suo modello elettrico 500 e la Pininfarina, con la sua supercar elettrica Battista, hanno dimostrato il loro impegno nell'adottare tecnologie sostenibili. Le auto elettriche italiane offrono prestazioni eccezionali, design accattivante e zero emissioni, contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.
Ma non è solo l'elettrificazione a caratterizzare l'innovazione italiana. La guida autonoma è un'altra frontiera che ha catturato l'attenzione dell'industria automobilistica del nostro paese. Marchi come l'Alfa Romeo e la Maserati hanno integrato funzionalità avanzate di assistenza alla guida, consentendo un'esperienza di guida più sicura e confortevole. L'Italia ha anche contribuito allo sviluppo di tecnologie innovative nel settore automobilistico. Diverse aziende italiane si sono distinte nella produzione di componenti e sistemi per auto, come la Magneti Marelli, specializzata in sistemi di illuminazione e elettronica automobilistica, e la Brembo, leader nella produzione di sistemi frenanti ad alte prestazioni. Inoltre, l'industria automobilistica italiana ha continuato a sorprendere con concept car futuristiche che combinano design avveniristico e tecnologie all'avanguardia. Modelli come la Lamborghini Terzo Millennio e la Pininfarina Battista Anniversario rappresentano la visione di un futuro in cui l'estetica e le prestazioni si fondono in modo sorprendente. Non possiamo dimenticare l'importanza dell'ecosistema delle start-up e delle aziende tecnologiche italiane nell'innovazione automobilistica. Molte di queste imprese si sono dedicate allo sviluppo di soluzioni per la mobilità intelligente, come applicazioni di ride sharing e servizi di car sharing, contribuendo a una trasformazione profonda del modo in cui ci spostiamo. In conclusione, l'innovazione italiana nel nuovo millennio ha portato un'ondata di cambiamenti nel settore automobilistico. L'Italia si è dimostrata pronta ad abbracciare le sfide della mobilità sostenibile e delle tecnologie avanzate. Capitolo 4. L'impatto culturale dell'automobile in Italia. Benvenuti all'ultimo capitolo del nostro viaggio nella storia dell'automobile in Italia. In questo capitolo, esploreremo l'importanza culturale dell'automobile nel contesto italiano. L'automobile ha avuto un profondo impatto sulla società italiana, influenzando lo stile di vita, la moda e l'immagine del nostro paese. Vedremo come l'automobile sia diventata un simbolo di libertà, status e passione in Italia. L'automobile è stata un'importante trasformazione nella vita quotidiana degli italiani. Ha permesso a molte persone di ampliare le loro opportunità di lavoro e di esplorare nuovi orizzonti. L'auto ha rappresentato una forma di libertà, permettendo di viaggiare e scoprire luoghi lontani, contribuendo così all'espansione del turismo nel nostro paese. Inoltre, l'automobile ha influenzato profondamente lo stile di vita degli italiani. Ha reso possibile la diffusione di nuove abitudini, come il weekend fuori porta o le vacanze estive al mare. Le auto italiane, con il loro design elegante e raffinato, sono diventate oggetti di desiderio e simboli di uno stile di vita sofisticato. L'industria automobilistica italiana ha anche avuto un impatto significativo sulla moda e sull'immagine del nostro paese. Marchi automobilistici come la Fiat e l'Alfa Romeo hanno collaborato con importanti stilisti italiani, creando modelli speciali e sfilando sulle passerelle internazionali. L'auto è diventata una vera e propria icona di stile italiano, unendo l'artigianato e il design automobilistico con l'eleganza e la creatività della moda italiana. L'automobile italiana ha avuto anche un ruolo di primo piano nel cinema italiano e nella cultura popolare. I film italiani, come Il Sorpasso e La Dolce Vita, hanno mostrato l'automobile come un elemento centrale nella rappresentazione della società italiana dell'epoca. Le auto italiane sono state protagoniste di avventure romantiche, corse automobilistiche emozionanti e momenti di puro glamour. Inoltre, l'automobile è stata protagonista di importanti competizioni sportive, come la Formula 1 e le corse automobilistiche leggendarie come la Mille Miglia. Queste gare hanno suscitato una grande passione negli italiani, che hanno sostenuto con orgoglio i loro piloti e i marchi italiani nelle competizioni internazionali, rafforzando l'immagine di potenza e prestigio dell'automobilismo italiano. Concludiamo il nostro viaggio nella storia dell'automobile in Italia, consapevoli dell'importanza culturale di questo straordinario mezzo di trasporto. L'automobile ha plasmato la società italiana, influenzando lo stile di vita, la moda e l'immagine del nostro paese.
In conclusione, l'automobile ha avuto un impatto profondo sulla cultura italiana. È diventata un simbolo di libertà, status e passione, influenzando lo stile di vita, la moda e l'immagine del nostro paese. L'industria automobilistica italiana ha prodotto marchi leggendari che sono diventati ambasciatori di eccellenza, sia nell'ingegneria che nel design. Dalle radici dell'automobilismo italiano, attraverso l'era dei grandi marchi, fino all'innovazione nel nuovo millennio, l'Italia ha dimostrato una straordinaria capacità di adattarsi e anticipare le sfide del settore. L'automobile italiana è più di un semplice mezzo di trasporto. È un'opera d'arte su ruote, un connubio tra la passione degli ingegneri e il talento degli artisti del design. Ha ispirato generazioni di appassionati, ha trasformato il paesaggio urbano e ha contribuito alla crescita economica del nostro paese. Ogni modello ha una storia da raccontare, una personalità unica che riflette l'anima italiana. Guardando al futuro, l'automobile italiana continuerà a evolversi, abbracciando le sfide della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica. La passione e la creatività italiane continueranno a guidare il settore, mantenendo viva la tradizione di eccellenza e il prestigio che hanno reso l'automobilismo italiano unico nel mondo. L'automobile italiana è molto più di un semplice mezzo di trasporto. È un'emozione che si guida, una storia che si vive. Che si tratti di una Fiat iconica, di una Lamborghini potente o di una Ferrari affascinante, l'automobile italiana continuerà ad affascinare e a ispirare generazioni future, mantenendo il suo ruolo centrale nella cultura italiana. E così, concludiamo il nostro viaggio nella storia dell'automobile italiana, consapevoli dell'importanza di questo straordinario patrimonio automobilistico. L'automobile italiana rimarrà per sempre un simbolo di eleganza, passione e stile italiano nel panorama automobilistico internazionale. Con questo, si conclude il nostro affascinante viaggio nella storia dell'automobile italiana. Speriamo che abbiate apprezzato questo percorso attraverso le radici, i grandi marchi, l'innovazione e l'importanza culturale dell'automobile nel contesto italiano. Prima di salutarci, vorremmo ricordarvi di iscrivervi al nostro canale YouTube Curiosità nel Mondo per non perdere i prossimi video che esploreranno altri affascinanti argomenti. Condividete con noi le vostre opinioni, storie e curiosità nei commenti, perché ci piace creare una comunità appassionata e coinvolta. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio nel mondo dell'automobile italiana. Ci auguriamo di rivedervi presto per nuove avventure e scoperte. Fino alla prossima volta!